abbiamo espresso lo sconcerto, non della Lega, ma di milioni di italiani di fronte all'indecoroso spettacolo teatrino della guerra delle poltrone che si sta verificando da giorni. Il Presidente della Repubblica chiedeva un candidato Presidente del Consiglio, un progetto e una maggioranza ampia. Il candidato Presidente del Consiglio probabilmente l'hanno trovato a Biarritz, su indicazione di Parigi, Berlino e Bruxelles, Monti Bis. Ovviamente a qualcuno dava fastidio un'Italia, un popolo e un governo che stavano restituendo orgoglio, dignità, sovranità e futuro alle famiglie e alle imprese italiane. E infatti tutta la storia di questi giorni ci sta confermando che non ci avrebbero mai permesso una manovra economica importante e coraggiosa fondata sulla flat tax. E questo è quello che ha portato ai no del presidente Conte. Dal PD ci si aspetta di tutto. È un partito incredibile che nel nome della poltrona chiede discontinuità con lo stesso Presidente del Consiglio che andrebbe a fare un Consiglio dei Ministri nello stesso mese con i ministri della Lega e i ministri del PD. Però, tornando a quello che abbiamo detto al Presidente Mattarella, la minoranza è in Parlamento ma soprattutto è nel Paese. Tutte le elezioni degli ultimi anni hanno visto un unico partito perdere sistematicamente ed è il Partito Democratico. Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trento, Bolzano, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna, elezioni politiche, elezioni europee. Milioni di italiani si staranno chiedendo a cosa serve votare se quelli che noi mandiamo a casa alle elezioni mi tornano dalla finestra con giochi di palazzo. Dignità vorrebbe che ci fossero le elezioni. Dovrebbe essere una bella parola in democrazia, elezioni. La sovranità appartiene al popolo. Evidentemente chi ha paura del voto può scappare per un mese, per sei mesi, per un anno, non può scappare all'infinito. Mi domando cosa possono offrire l'Italia. L'unico collante che ho intuito dalle dichiarazioni di questi giorni è l'odio nei confronti della Lega. L'odio nei confronti del primo partito italiano che ha avuto il coraggio, la forza, l'onestà di rimettere i suoi ministeri nelle mani del popolo italiano dicendo giudicateci, dateci il mandato di andare al governo per fare per 5 anni la rivoluzione fiscale che serve a questo Paese. Al di là di questo io non ho capito, ci siamo riletti i programmi, il PD è quello della buona scuola, del Jobs Act, della riforma Orlando sulla giustizia, dei porti aperti. Sulle infrastrutture sono due mondi diversi, sulla politica estera sono due mondi diversi. E quindi non entro nel merito delle scelte dei 5 Stelle, che mi sembra siano abbastanza dibattuti al loro interno, mi soffermo sulla spudoratezza del partito delle poltrone che si chiama Partito Democratico, che era e rimane il partito che per gli ipotetici futuri alleati è il partito di Bibbiano, è il partito di Banca Etruria, è il partito della legge Fornero. Noi non abbiamo cambiato idea. Quindi se sta rientrando dalla finestra coloro, stanno rientrando dalla finestra coloro che gli italiani abbiamo fatto uscire dalla porta, noi siamo pronti. Si voterà in 9 regioni italiane nei prossimi mesi, almeno queste elezioni non le possono sottrarre, però veramente io ho ribadito coi miei capigruppo e parliamo a nome dell'intero gruppo dirigente della Lega. Io in questi giorni ho sentito dai segretari provinciali, ai segretari regionali, ai sindaci, ai governatori una compattezza incredibile e un'incredulità a fronte di quella che non è una maggioranza. Sfido chiunque stia seguendo in questo momento, non dai palazzi ma da casa, dall'ufficio, dal negozio, dall'azienda, le dirette che state dando voi da giorni a dirmi che PD e 5 Stelle sono maggioranza in Parlamento e nel Paese.
quando stanno litigando anche al loro interno. Questo l'abbiamo detto al presidente Mattarella. È il primo governo che, ancor prima di nascere, ha già cominciato a litigare al suo interno, all'interno del PD, che perde pezzi, all'interno dei 5 Stelle, che perdono pezzi, oltretutto sui ministeri e le poltrone. Non sarebbe più saggio, più giusto, più onesto, più coerente, più risolutivo far votare gli italiani e per 5 anni avere una maggioranza solida, stabile, coerente? Quindi è questa la domanda che abbiamo fatto. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Abbiamo l'impressione che ci siano, se non la certezza, che ci sia un disegno che parte da lontano, che non parte dall'Italia, che ha un'idea di svendita di paese e delle aziende e del futuro di questo paese a poteri che non sono in Italia, e abbiamo l'impressione che sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti del popolo italiano. Poi ci si domanda perché molti italiani perdono la voglia di andare a votare. Ma come dicono, abbiamo votato alle politiche, abbiamo votato alle comunali, abbiamo votato alle regionali, abbiamo votato alle europee, e quelli che abbiamo bocciato in tutte le ultime elezioni ce li fate rientrare dalla porta sul retro per giochi di palazzo. La verità vera, e lo sanno, io ho letto in queste ore speranza, certezza, futuro, condivisione di programmi, la verità vera è che 60 milioni di italiani sono in ostaggio di 100 parlamentari che hanno paura di mollare la poltrona. Questa è la verità vera. Non è democrazia, cambiamento, rivoluzione, ambiente, sociale, redistribuzione. Ci sono 100 parlamentari aggrappati alla poltrona. Qualcuno mi può dire questa è la democrazia. Non ci si stupisca se poi la gente dice ma cosa voto a fare? Noi ci siamo, rimaniamo, votare è sempre utile, la Lega rimane baluardo, garanzia, certezza di futuro in questo paese. Non vinciamo fra 2 mesi? Dobbiamo aspettare 6 mesi per vincere? Dobbiamo aspettare 1 anno per vincere? Non abbiamo fretta, manteniamo ben saldi i piedi per terra, umiltà, onestà, competenza, concretezza. Speriamo che questo governo non nasca, non per altro, ma perché un governo che nasce dall'odio, dall'esclusione e dalla fame di poltrone non è un governo che può occuparsi di natalità, di infrastrutture, di terremoto, di lavori pubblici, di sicurezza, di strade, autostrade, scuole, asili nido. Quindi confidiamo che chi ha la possibilità di scegliere, scelga per il bene del Paese, non per il bene di questo o quel partito. Un eventuale governo PD 5 Stelle ha nelle poltrone, nella vendetta e nel nemico, Lega e Salvini, l'unico collante. Un governo debole, sicuramente il più ambito a Bruxelles, a Parigi e a Berlino, un governo debole, un governo con una maggioranza di 2 o 3 da raccattare a seconda dei casi. Il presidente Mattarella chiede un governo di lunga prospettiva. Mi dica qualcuno senza ridere se un ipotetico governo 5 Stelle PD è un governo di lunga prospettiva. Non è meglio investire i prossimi 2 mesi in una campagna elettorale veloce, seria, onesta, fondata su progetti realizzabili e poi andare avanti per 5 anni? Sarebbe una lunga agonia. Mi auguro che nessuno regali agli italiani una lunga agonia. Al mondo delle imprese già si sente parlare di patrimoniali, di tassazione, di successione, di tassa sulla casa. Dio ce ne scampi, l'ultima cosa di cui c'è bisogno. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto perché era tutto fermo. L'Italia, il mondo che produce, non poteva più sopportare un Parlamento fermo, un governo fermo e litigioso, ma se eravamo litigiosi noi, questi hanno cominciato a litigare ancora prima di cominciare. Quindi noi quantomeno abbiamo litigato dopo 1 anno al governo. Questi stanno litigando per le poltrone ancora prima che il governo sia nato. Tutto questo, sobriamente, educatamente, abbiamo rappresentato al Presidente della Repubblica. Se nascesse questo governo, ognuno si prenderà di fronte agli italiani le responsabilità di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto. Noi abbiamo la coscienza assolutamente pulita e siamo vogliosi di, non dico neanche di ricominciare a lavorare, perché nessuno dei qua presenti ha smesso per 1 minuto
di lavorare. Quindi auguro buona vita e buona fortuna a voi, a chi ci sta seguendo. È uno splendido popolo come quello italiano che non merita di essere tenuto in ostaggio da 100 cacciatori di poltrone che al di là dei palazzi della politica non saprebbero come tirare a fine mese. Detto questo, sono convinto che comunque vada, il giudizio popolare prima o poi lo devi affrontare. E noi lo affrontiamo a testa alta e a viso scoperto, mentre qualcun altro, se va avanti questo folle progetto, penso che debba dotarsi di maschere non solo a carnevale, perché gli italiani giustamente ricordano e hanno memoria lunga. In bocca al lupo a tutti e grazie per l'attenzione.